Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. C'era una volta una possente organizzazione sconosciuta ai più e si chiamava, anzi si chiama tuttora, Consorzio Internazionale del Giornalismo Investigativo. Era figlia dell'altrettanto poco noto Center for Public Integrity, Centro per l'integrità pubblica, fondato nel 1989 da Charles Lewis, professore di giornalismo presso l'American University di Washington. Il centro pare, secondo quello che dice Wikipedia, abbia una cinquantina di funzionari, pagati non è noto da chi, e dunque equivalente a un quotidiano di discrete dimensioni, mentre il consorzio, sempre secondo Wikipedia, raggrupperebbe 165 giornalisti investigativi, che adesso scopriamo sarebbero diventati improvvisamente 378, sparsi in una ottantina di testate di diversi paesi. Una vera tribù, di cui ci sarebbe un gran bisogno per investigare, per esempio, cosa è successo a Parigi, Charlie Hebdo, gli attentati fino a Bruxelles. Ma questi 378 si sono occupati d'altro, silenziosamente, per mesi e mesi, senza rivelare nulla a nessuno, come dei veri segugi alla ricerca dei malfattori finanziari di questo mondo. Tra l'altro siamo interessati a sapere quanti di questi 378 giornalisti investigativi, una vera coorte, sono italiani. Si presume che ce ne siano in Italia, perlomeno all'Espresso. Perché ne parlo? Ormai dovreste saperlo tutti, perlomeno se leggete i giornali e ascoltate la Boteri da New York. È scoppiata la bomba dei Panama Papers, le carte di Panama, che qualche gola profonda ha inviato al giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, il quale generosamente, e qui già stupefacente, li ha suddivisi tra 100 testate diverse, tra cui appunto l'Espresso. Davvero una gara di generosità strepitosa. Sembrerebbe che tutti costoro di cui abbiamo fino ad ora parlato abbiano dimenticato d'un tratto la concorrenza informativa. Nessuna concorrenza, distribuiamo, ma silenziosamente, per mesi, lasciamo che le indagini vadano avanti leggendo i Panama Papers. Non si è mai vista una tale generosità, una tale quantità di eroi dell'investigazione disposti a mettere a disposizione le informazioni di cui disponevano nei confronti di altri. Trasparenza assoluta. Naturalmente tutto ben tenuto al coperto fino a che si fa esplodere la bomba. E che cosa sono questi Panama Papers? Ho letto una citazione di Edward Snowden, dice: la più grande soffiata di tutti i tempi. E in effetti, se è vero che ci sono 11 milioni di files di evasori fiscali che hanno usato le famose offshore, ovvero i paradisi fiscali, ce n'è da studiare. In Italia, peraltro, ne hanno trovati circa 800. Non mi metterò qui a fare i nomi, li avete letti sui giornali. Comunque, non c'è niente di nuovo. Sono i super ricchi italiani. Che sorpresa! Sono quelli che sappiamo, che vediamo tutti i giorni sui giornali, ci sono tutti, ma si sono già tutti discolpati, non abbiate paura, anche le grandi banche che avevano i conti offshore, che sorpresa, non sapevamo che le grandi banche hanno i conti offshore, lo sappiamo, li conoscevamo già, basta guardare l'elenco delle banche italiane e scopriamo che tutte hanno i conti offshore, sono gli straricchi. In giro per il mondo ce ne sono altri, anche per questi. Non c'è sorpresa, metti Cameron, non so, il monarca saudita, poi c'è naturalmente il calciatore, cioè una grande pasta in modo che non si capisca bene chi ha i soldi nel senso veri e chi li ha invece, come dire, arraffati in qualche modo strano. Quindi niente di particolare, questa super bomba sembrerebbe piuttosto un flop, ma noi andiamo a vedere allora su scala planetaria che succede. Se guardiamo bene, una cosa che mi ha colpito moltissimo è che tra i nomi fino ad ora usciti non c'è neanche un miliardario americano. Ops! Ops! Il Center for Public, come si chiamava?
Public Integrity non ha trovato neanche un miliardario americano. Vedremo, magari poi in quegli 11 milioni di file troveremo anche questi nomi, ma non c'è neanche uno dei grandi nomi che tutti invece conosciamo. I padroni del mondo, quelli che conosciamo, non ci sono. Non c'è neanche un Rothschild fino ad ora emerso, non c'è neanche un Rockefeller, non c'è neanche un Soros, modesto magari, ma sarebbe stato bello vederlo. O forse immaginiamo che Soros non abbia dei conti nelle offshore, nei paradisi fiscali anche lui, ma strano. E invece chi c'è in questo elenco? Indovina. Anzi, chi non c'è? Non c'è Putin. Putin non c'è in questo elenco. Ma invece Putin c'è, e come che c'è? Sta sulla prima pagina di tutti i giornali che hanno riferito la notizia, con la sua foto e naturalmente addirittura con qualche editoriale, tutto dedicato a lui. Lui non c'è, ma c'è. Ci sono invece i suoi amici. E quindi tutto si concentra su Putin. A cominciare da Repubblica, che addirittura non solo mette la prima pagina con la foto di Putin, ma ci dedica addirittura un editoriale a parte. E allora ci viene un sospetto che le strane scoperte di questo consorzio internazionale del giornalismo investigativo, con 378 giornali e giornalisti, e 100 giornali che se ne occupano, sia stato messo a disposizione di una grande operazione per infangare ancora una volta la Russia e specificamente il suo presidente Putin. Noi non siamo qui per difendere Putin, naturalmente, ma ci colpisce questa stranezza che tutto questo confluisca nel torrente o nel fiume o nel mare di accuse a Putin, il dittatore, colui che ruba 2 miliardi al suo popolo. Naturalmente prove nessuna, i nostri investigatori giornalisti sono tutti molto sbrigativi quanto a prove, ma naturalmente le prove non occorrono per il giornalismo specificamente italiano e quindi le aspetteremo, vedremo poi se vengono fuori anche gli altri nomi. Per intanto si potrebbe dire tranquillamente, visto che tutti quelli che sono nominati qui non subiranno assolutamente nessun rischio, visto che i loro capitali resteranno dove sono, tutti senza nessuna eccezione, e visto che tutti hanno già mobilitato i loro imponenti uffici legali per difendersi, giustificare e spiegare, si potrà dire semplicemente così: tanto rumore per nulla. E buon viaggio a tutti intorno al sole. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it.